L'Arco di Trionfo si erge maestoso al centro dell'Étoile, una grande rotonda da cui si dipanano 12 viali o avenue, inclusa quella degli Champs-Élysées. L'arco è decorato con una serie di bassorilievi realizzati da famosi scultori francesi, che rappresentano i momenti più significativi della Rivoluzione francese e delle successive guerre napoleoniche. Oggi l'Arco di Trionfo resta un simbolo di orgoglio nazionale ed ospita regolarmente le parate e le commemorazioni in onore delle guerre francesi. Il Grand Palais è un enorme spazio espositivo, eretto in occasione dell'Esposizione Universale di Parigi del 1900. La parte esterna di questo grande palazzo combina un'imponente facciata classica con una serie di opere in ferro in stile Art Nouveau. Insieme al Petit Palais e al Ponte Alessandro III, il Grand Palais resta uno dei capisaldi architettonici dell'Esposizione Universale del 1900 ed ha sicuramente contribuito a rafforzare la posizione dominante della Francia nel campo delle arti. Per oltre 100 anni, il Grand Palais ha ospitato mostre d'arte ed altri eventi culturali. Attraversando la strada, proprio di fronte al Grand Palais, troviamo una piccola versione dello stesso edificio, il Petit Palais. L'entrata principale è preceduta da una piccola rampa di scale che conduce alle grandi porte di vetro, incastonate in cornici di ferro battuto dorato e, a loro volta, contornate da colonne ioniche. Come altri edifici neoclassici, il palazzo combina forme greche e romane, arricchendole però di molte decorazioni, dando vita ad uno stile estremamente eclettico. L'ottagonale Place de la Concorde, situata lungo la Senna, separa i giardini delle Tuileries dalla parte iniziale degli Champs-Élysées. Molti decenni dopo la sua costruzione, questa piazza legò il suo destino agli avvenimenti più cruenti della Rivoluzione francese. Al centro della piazza si erge l'obelisco di Luxor, un monolite in granito rosa che fu donato ai francesi dal viceré d'Egitto Mehemet Ali nel 1829. L'opera, risalente ad oltre 3300 anni fa, è decorata da geroglifici che descrivono gli imperi dei faraoni Ramses II e Ramses III.